Siamo al campus Bovisa del Politecnico di Milano alla presentazione della ricerca sul mobile marketing e incontriamo Cesare Bisio, responsabile servizi premium e mobile advertising di Vodafone Italia. Dunque, vorrei chiedere in che modo la sua azienda utilizza il canale mobile per comunicare con i consumatori? Ma allora, sicuramente Vodafone utilizza in maniera molto consistente il canale mobile. Per definizione, voglio dire, siamo un'azienda che si occupa di mobile e quindi in tutte quante le nostre attività di relazione e contatto con la customer base, gli SMS, gli OMS o il cellulare in generale sono uno degli strumenti principi che noi utilizziamo per contattarli, e spesso il mobile, quindi l'SMS, è un canale che noi utilizziamo in maniera anche complementare rispetto a quelli che sono gli altri canali di comunicazione più tradizionali. Quindi quando pianifichiamo uno spot televisivo, una campagna di qualunque tipo, poi il tutto viene affiancato, integrato con un supporto mobile che abbiamo visto che nel tempo ci garantisce comunque un incremento del successo della campagna in maniera consistente. E come valutate l'integrazione tra il media mobile e gli altri mezzi di comunicazione utilizzabili per le vostre campagne? Abbiamo visto che una campagna di comunicazione con mezzi più tradizionali, affiancata appunto da un canale mobile, riesce poi a portare un ricordo, un'efficienza nei confronti del cliente molto superiore rispetto a quello che sarebbe l'utilizzo di un semplice canale. E che ritorni avete ottenuto fino a questo momento con le iniziative mobile? Ma i ritorni, voglio dire, sono quelli che alla fine poi portano Vodafone ad essere diventato uno degli operatori di riferimento di questo mercato, per cui voglio dire, buona parte della nostra crescita e dei contatti sui nostri clienti sono proprio legati al fatto che noi abbiamo saputo ben creare e sfruttare le sinergie che sono attraverso i vari mezzi. E quali sono, secondo lei, le regole fondamentali per creare una campagna di mobile marketing di successo? Ma la regola fondamentale, direi, alla base di tutto c'è la segmentazione. La segmentazione è quindi non fare delle campagne come definite mass market, ma sempre più mirate verso quelli che sono i clienti e verso quelle che sono le esigenze del singolo cliente. Per cui tutte le volte in cui noi pianifichiamo delle campagne lo facciamo con un'analisi preventiva del cliente per cercare di capire qual è il miglior prodotto da proporre a quel singolo cliente. Bene, ringraziamo Cesare Bisio per il TG Cannes, Mario Garaffa.